Cari amici, nello scorso episodio abbiamo assistito alla seconda sconfitta di fila in campionato da parte dell'MSP, che fino a questo punto non è riuscito ancora ad ottenere risultato nel nuovissimo campionato di promozione. In questa settimana però Samuel e i suoi compagni dovranno affrontare una squadra che come loro non ha ancora ottenuto punti e che quindi si ritroverà a giocare uno scontro diretto per ottenere il primo risultato utile in campionato. Saranno riusciti in questa giornata a trovare finalmente la chiave giusta? Scopriamolo ancora una volta insieme! Allora ragazzuoli, oggi è martedì ed è la terza settimana di questo campionato di promozione. Nella mia testa sono convinto al 100% che riusciremo in un qualche modo a trovare la quadra giusta. Ovviamente quando sei neopromosso in una categoria superiore non è mai facile per la squadra se metà di quella squadra giocava magari in una categoria inferiore come poteva essere la prima categoria, subito fare quel salto, no, di qualità, di livello mentale e di tutto. Quindi adesso andiamo all'allenamento e sicuramente mister parlerà, farà il discorso che fa ogni martedì. Dai, credo sia nelle nostre forze che nelle nostre possibilità, io ci credo, quindi secondo me possiamo fare bene questa domenica. Siamo uno di noi, grande Mauri. Ci siamo detti in tempi non sospetti, cioè all'inizio dell'anno, che il nostro campionato quest'anno è un campionato difficile, è un campionato di sofferenza. Bisogna prendere le misure del campionato e questo lo possiamo fare soltanto con l'esperienza sul campo. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, molto importante, quest'anno io insieme al direttore sportivo abbiamo deciso confermare l'osso duro della squadra dell'anno scorso, quelli che secondo me erano meritevoli della riconferma. Ciao! Ciao Samuel, come Ciao. Stai? Bene, bene, te? Accomodati bene, tutto grazie a posto. Mille. Eccoci qua. Eccoci, pronto. Ah, vabbè. Figo! Cioè, non l'avevo mica vista, l'altra volta non c'era, non era così illuminato. Non era così figo. Come andiamo? Bene, bene, professore, tutto bene? A posto? Tutto benissimo, bene. Lei? A posto, alla grande, dai, si procede. Accomodati pure. Come te l'avevo detto l'altra volta, nella scorsa visita, abbiamo fatto una prima fotografia a 360 gradi di quella che era la tua condizione appunto qualche settimana fa. Lo rifaremo anche oggi. Il motivo qual è? Il motivo è che andiamo a vedere quelli che sono i progressi, ma più che altro andando ad analizzare quelli che sono i progressi, le tempistiche, che cosa si è modificato a livello di massa magra, massa grassa, idratazione corporea e non soltanto peso in generale. E andando ad analizzare questi dati possiamo capire che strada prendere a questo punto, ok? Perché sai, poi dopo è sbagliato dire che l'alimentazione è questa e basta. Cioè, l'alimentazione corretta per ciascuno di noi è un'alimentazione personalizzata, ok? Questa che era la tua condizione precedente, condizione di partenza. Adesso siamo arrivati qua. Wow! Sulle gambe soprattutto, sull'addominale, ma poi anche la parte alta si è pulita tanto. Guarda come sono molto più definite le spalle, il pettorale. Completamente un'altra condizione, ecco. E niente, quindi no, ti dicevo, fantastico dal punto di vista dei risultati, e comunque considera che in veramente un mese, pochi giorni in più,
siamo riusciti a perdere 5 kg sul peso totale, di cui più della metà di massa grassa, quindi bravo. Non sono pochi. Grazie mille, grazie, Filippo. Grazie a te, Samuele. Grazie. Sempre un piacere averti qui, dai. Ah. Grazie. Samuele, grazie a te. Buon pomeriggio. Allora ragazzi, siccome molti mi avete chiesto di Giulia, allora, abbiamo fatto un patto io e Giulia, che per ogni ragazzo che viene qua da Feel Fit e che acquista anche i prodotti di Feel Fit, riceverà un video saluto da parte di Giulia. Okay? Ciao a tutti! Quindi, questi sono i contatti di Giulia, come potete vedere, ok? Quindi se fate come vi ho appena detto, riceverete un bellissimo video saluto. Mi raccomando, vi aspetto in tanti, altrimenti niente video saluto. Se no ve lo fa lui il video saluto. Ragazzi, ci siamo. Terza settimana di campionato per noi. Veniamo da due sconfitte consecutive. Ma oggi è la nostra occasione per far capire a tutti quanti che l'MSP c'è e noi ci siamo. Quindi oggi giochiamo contro una squadra, la Quarantolese, che come noi 0 punti, oggi c'è solo un risultato e dovremo prenderlo a tutti i costi. Forza MSP. Ci siamo, Tube. Oggi è la giornata giusta. Allora, Cap, come le hai viste? Beh, giustamente queste prime due che sono andate così male. Speriamo oggi di giocare meglio. Settimana abbiamo fatto molto bene. Speriamo di trasportare in partita quello che abbiamo fatto anche in allenamento. E quindi oggi 3 puntini? No, io non dico mai il risultato. L'importante è non uscire dal campo con dei rimorsi, con dei rimpianti. Ah, avrei potuto fare questo, ah, avrei potuto fare quell'altro. Se uno gioca come sa, alla fine la partita va come deve andare. Forza MSP. Forza MSP. Ragazzi, non vi voglio dire tanto. Io oggi voglio grande crescita. Dal primo minuto fino a quando ci riusciamo. Quando hanno palla gli altri dobbiamo essere devastanti, dobbiamo essere super aggressivi senza paura. Questo è quello che ci è mancato nelle partite precedenti, complice anche, e me ne assumo totalmente la responsabilità, la preparazione. Gli attaccanti, se gli altri sono superiori a livello territoriale, devono venire a dare una mano ed è fondamentale questo, ok? Salve a tutti e benvenuti alla terza giornata del campionato di promozione. Si sfideranno MSP Calcio e Quarantolese. Tutte e due le squadre hanno perso le prime due partite e sono alla ricerca dei primi 3 punti in promozione. È tutto pronto? Partirà il Quarantolese e si inizia! Alla palla dal Monte, viene pressato, va Bertan, la crossa in mezzo, ma c'è Palmieri, prende il pallone, la passa in mezzo! C'è il gol, ma irregolare per il tocco di mano. Riceve palla Palmieri, va avanti, pensa addirittura al tiro, lo prova. Fuori. Palla in possesso per la squadra giallo-fluo. Bravissimo Samuel che prende il pallone. Domina anche in promozione con il suo fisico. Samuel passa il pallone in avanti, c'è Traina libero. Viene servito Traina, può provare il tiro, va! Ma all'ultimo il difensore fa una scivolata e salva il tiro. Palla per Colacce, tiene ancora, fa il tunnel clamoroso, mamma mia che giocata di Colacce, che poi la dà avanti in mezzo per Traina, che la crossa in mezzo per Bartolini, prova la rovesciata, bellissima azione da parte dell'MSP. Calcio di punizione di Samuel da centrocampo, palla molto precisa per Colacce, si prova a inserire Mazzetti che appunto viene servito da Colacce, crossa in mezzo Mazzetti, la palla viene un attimo respinta e allora c'è Samuel che la passa a Traina, va, prova il tiro, murato anche questo. Rimessa laterale per la Quarantolese, palla addirittura in mezzo, c'è Bertan che la spazza, la palla finisce al limite per Bertolazzi, paratona di Tomastri. Dal Monte spazza dal fondo, la palla va in avanti, diventa un assist per De Martino, ancora De Martino che perde il pallone ma lo riconquista, cade il difensore, va De Martino, la crossa in mezzo, spina il corrone clamoroso, c'è Bartolini, 1-0, passa in vantaggio l'MSP, grandissimo gol di Bartolini che da lì non poteva sbagliare, ma che errore difensivo della Quarantolese, non si sono capiti difensore e portiere e quindi 1-0.
Ancora Palmieri in mezzo, ci prova Carla Sarre, la butta fuori. Rimessa laterale, palla in mezzo, funziona, c'è Cavicoli, il tiro e salva un gol proprio il capitano Marco Bertan. Lancio di Mazzetti con il mancino magico che serve De Martino, bellissimo il controllo di tacco alla Cassano e subisce un fallo nettissimo. Vediamo se l'arbitro prenderà provvedimenti, sembra di no, infatti De Martino si lamenta, ma qui il fallo sembra evidente. Sempre lui a battere Samuel, la cross avanti, c'è Bertan di testa, para il portiere, ma finisce qui il primo tempo. MSP Calcio 1, Quarantolese 0. È finito il primo tempo, MSP in vantaggio, gli avversari sono molto nervosi e sono più attenti all'arbitro, a quello che fa lui, che alle loro prestazioni. Infatti sul primo gol dell'MSP, errore clamoroso della difesa. Speriamo che il risultato rimanga in vantaggio per l'MSP e andiamo alla ricerca della prima vittoria. Ora andiamo così in secondo tempo. Siamo tornati qui con il secondo tempo della terza giornata di campionato di promozione. E allora dal dischetto Bartolini si ricomincia. Prende palla la Quarantolese, va avanti, ma c'è Samuel a centrocampo che conquista l'ennesimo pallone, dribbla uno e subisce addirittura fallo. Sulla fascia sinistra ancora la Quarantolese, prova ad attaccare, è alla ricerca del pareggio, ma la palla viene spazzata. Allora De Martino va avanti, la lancia verso Colace, ancora il numero 11 velocissimo sulla fascia sinistra, va Colace, prova ad accentrarsi, Colace ancora, la crossa in mezzo, pallone spazzato via, ma la palla rimane ancora lì, c'è Traina, va ancora, prova anche lui il cross, c'è Colace, la rovesciata, fuori, ma che acrobazia da parte di Colace, questa volta va Cavicchioli, palla in mezzo, facile per Comastri. Scontro di fisico tra Samuel e Bortolazzi, il 7 della Quarantolese. Samuel prende il pallone e subisce un altro fallo. Ma che giocatore è Samuel? Le prende tutte. Cioè, sia le botte che i palloni. Parte dal fondo l'MSP con Comastri. La passa a Bertan. Da uno sguardo in avanti. Fa un lancio verso l'attacco, ma non la prende nessuno. La palla ritorna in possesso della difesa, che si intende male con il portiere. Regala palla a De Martino, che la lancia subito verso Colace sulla fascia sinistra. Vediamo se si accentra di nuovo. Lo fa, cross in mezzo per De Martino di testa! E c'è il gol del 2-0! Un MSP infuocato! Mamma mia, che azione, che cross e che colpo di testa. È una squadra che funziona. Primo gol in promozione anche per De Martino. E dopo il 2-0 la Quarantolese deve cercare degli spunti per trovare almeno un gol e riaprirla con questo colpo di testa. Comastri paratona alla Buffon. Riparte ancora l'MSP con Bartolini. Serve il solito Colaci sulla fascia sinistra velocissimo. Si accentra ancora Colaci, il tiro! Debole centrale. Bella l'intenzione, ma meno l'esecuzione. Calcio d'angolo, Samuel dalla bandierina. Si muove Wanty, che viene servito il subentrato. Fuori. Palla per Ferrari. Lancia in avanti, bello il colpo di tacco. Prova a fare il filtrante, ma c'è il solito Bertan. La palla va a finire nella zona di rota, che l'anno scorso è stato 6 mesi a Barcellona per giocare nelle giovanili della squadra blaugrana. La passa sulla fascia, c'è il cross in mezzo, De Martino di testa, si mangia il gol del 3-0. La partita è ancora lunga, l'MSP non deve mollare, allora c'è Cavicchioli, ne dribbla uno, va avanti, prova il tiro, murato da Mazzetti, sta in difesa e la passa a Samuel. Samuel rischia e fa un dribbling in difesa. Ancora un altro e tunnel, palla per Mazzetti che serve ancora a Samuel, ma come si sono liberati. Allora c'è il lancio in avanti per Wanty, palla anche per lui, un altro dreaming dell'MSP e riserve ancora Samuel. Ancora avanti, prosegue la cavalcata dell'MSP, palla per Colaci, scattante sulla fascia sinistra Colaci, mamma mia, c'è il cross in mezzo, va a vuoto ma c'è rota, c'è al limite dell'area Wanty, chi viene servito, parla per Bortolacci, 3-0, ma attenzione, alza la bandierina l'assistente ed è fuori gioco, molto dubbio come potete vedere da queste immagini, azione clamorosa da parte dell'MSP e viene annullato un gol molto probabilmente regolare, ma come gioca questa squadra?
ma la Quarantolese non molla, cross in mezzo, va di testa a Bonacci, pallone lontano dalla porta avversaria, palla spazzata ma Licciardo riesce a deviare, diventa un passaggio fantastico per Rota che la passa avanti, dal limite il tiro, deviazione, calcio d'angolo, palla in mezzo, cross a Rota, c'è Bertan di testa, deviata, altro calcio d'angolo che batterà Samuel in mezzo, c'è Bertan che la colpisce, palla ancora per Samuel, protegge il pallone, va avanti, prova il numero di tacco ma viene segnalato fuori gioco di rientro. Va avanti sempre il solito Rota che la passa a Ricciardo, palla per Fini, può allargarla sempre per Colace, viene servito ovviamente, Colace si accentra per l'ennesima volta, prova il tiro, c'è Ricciardo in mezzo, si salva la Quarantolese, ancora palla nelle vicinanze di Samuel che la prende e la protegge e la passa a Rota, completa il disimpegno. E allora giocano sulla fascia, palla per Ruanti che la lascia scorrere per Licciardo, ancora c'è Samuel, la protegge ancora senza fare fallo, come domina Samuel con il suo fisico imponente. Vanno i due contrasto, la palla va fuori, rimessa laterale per l'MSP, ma no, attenzione, l'assistente segnala che è rimessa per la Quarantolese, allora vanno avanti, cerca l'uno contro uno contro Bertan, deve stare attento a non far fallo da rigore, Bertan commette fallo e c'è il calcio di rigore clamoroso da una rimessa che doveva essere dell'MSP, c'è il calcio di rigore che può riaprire questa partita, clamoroso. Cavicchioli è pronto per questo calcio di rigore, Comastri viene spiazzato, c'è il gol del 2-1, attenzione, manca un minuto, più recupero, la Quarantolese la riapre e adesso si fa dura per l'MSP, deve resistere. Palla su in avanti disperatamente, c'è Comastri che prova ad uscire ma ci ripensa, attenzione, palla in avanti sulla fascia sinistra, ancora Quarantolese alle ultime azioni, colpo di testa, lenta, e Comastri la tiene lì, salda fra le sue mani, l'MSP non vuole pareggiarla. Palla in avanti, mancano pochi secondi, prova di testa Bertan che simula e rimane a terra, degno di Oscar, la palla viene spazzata e finisce qui, l'MSP trova la sua prima vittoria in promozione, è stata tanto cercata e finalmente è arrivata e ora esultano tutti i compagni, finalmente i primi 3 punti sono arrivati, partita molto sofferta ma meritata, MSP calcio 2, Quarantolese 1. Ragazzuoli, prima vittoria per noi in promozione. Come hai visto la partita? Bene? No, abbastanza bene, dai. Sì. Sempre con un po' di sofferenza alla fine. Mamma mia, oh, riusciamo sempre a far rigore, è incredibile. Oh, 3 partite, ragazzi, 3 rigori. Ma com'è sta cosa? Ma questa, anche il rigore è nato dalla rimessa che ha sbagliato il guardalinea. E infatti era rimessa nostra. Nostra. Abbiamo preso il gol. Decisione, però sì. Magari poteva temporeggiare il capo. Vero, è colpa del capo. Temporeggiare un po'. È colpa del capo, ragazzi. Commentate qua, hashtag cap rigore. Cap, che cazzo fai? No. Niente, ragazzi. Gabri, come l'hai vista tu invece dal drone? Gli altri erano un po' concentrati solo sull'arbitro, mentre voi eravate focalizzati sulla partita, infatti dal risultato si è visto. Sì, ragazzi, siamo entrati in campo con un'altra mentalità oggi. L'ho detto, c'era solo risultato. Siamo allenati bene in settimana, ci siamo impegnati, l'abbiamo voluto e l'abbiamo portato a casa. E quindi, ragazzi, questa partita è andata così. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, di come ho giocato bene, ho giocato male. Non ho ancora fatto gol, ma presto arriverà anche il mio primo gol in promozione. Quindi aspettatevelo. Siamo qui con il centrocampo più forte della promozione. Allora, Rota, com'è andata oggi la partita? Sono sempre un po' in difficoltà io in realtà, però dai, è andata bene oggi la partita, tutto a posto. E quindi oggi era importantissimo appunto portarla a casa, l'abbiamo fatto, ci ha fatti rispettare. Anche abbastanza bene. Anche abbastanza bene. Come al solito gli arbitri non sono mai all'altezza. Però vabbè, mamma mia, però vabbè, queste categorie è così. Niente alibi, niente scuse e noi andiamo avanti. Ragazzi, le prossime 3 partite ci aspettano le partite di fuoco, perché abbiamo il Mutina, che è una bellissima squadra, molto forte. Abbiamo il Zola e poi il Faro, che sono 3 squadre veramente di livello, che lottano per salire in eccellenze. Quindi hanno una squadra strutturata per contendersi questa promozione in eccellenza. Qui non sarà assolutamente facile, ma se giochiamo come sappiamo giocare, come abbiamo dimostrato oggi, non ce ne sarà per nessuno.
Quindi ragazzi, forza MSP. Mi raccomando, lasciate un commento, lasciate un mi piace. Fatemi sapere invece come sono andate le vostre di partite che avete giocato in questo weekend. E noi ci vediamo in un prossimo episodio. Sempre forza MSP. Linea allo studio.